dà la possibilità di raccontarci e di manifestare la ricchezza di bene esistente e operante, dei costumi, delle tradizioni, cultura, del tempo libero e dell'aiuto a chi ne ha bisogno. Le nostre associazioni fanno dell'aggregazione e del volontariato i valori fondanti delle proprie attività, declinate nelle più varie dimensioni espressive, tali da offrire un'ampia scelta a chi si avvicina per la prima volta al nostro mondo. Un ricco e variegato programma associazionistico, come si trova nei nostri paesi e che avrà modo di verificare tra poco durante la presentazione, è funzionale alla condivisione, alla solidarietà, rappresentando l'anima più genuina del nostro tessuto sociale. Ecco, adesso mi raggancio un secondo a quanto ha detto lei questa mattina utilizzando il termine bene comune. Ecco, qui io credo che sia una rappresentazione di come si opera, di come si vede e si traduce in pratica il bene comune. Quindi direi che con questo che verrà detto tutto, se non che faccio anch'io parte, sono orgoglioso di far parte di una di queste associazioni. Grazie. Buonasera, eccellenza. Eccellenza, buonasera. Le porto un caro saluto da tutti gli alpini di lei e delle loro famiglie. Noi siamo gli alpini, non hanno bisogno di presentazioni, quindi non sarà lungo, siamo circa 160 soci tra alpini e simpatizzanti. Abbiamo anche un bel coro alpino che ci fa piacere un po' il nostro fiore d'inverno. Siamo impegnati sul territorio come tutti i gruppi alpini, attività a favore del territorio, per la raccolta alimentare, per tante altre cose, adesso dare la raccolta per l'intero mondo. Grazie e ancora tanti saluti a tutti. Che non parte dall'alto, ma che
potenziale che esce dal basso, dal rapporto convergente, partecipativo, responsabile di ogni cittadino all'interno del suo tessuto ambientale, territoriale, in questo caso nelle vostre, realtà che abbiamo sentito. Poi un altro valore importante che bisogna promuovere nel nostro stare insieme è la gratuità. La gratuità che viene chiamata anche volontariato. Io specificherei il volontariato servizio, perché è vero che il volontariato è qualcosa di importante, uno dei valori attribuiti al nostro interno, no? Che si mette a disposizione gratuitamente, senza voler ricevere dei compensi, insomma, senza essere pagati, si dice così, no? Ecco, nasce tutto un po' dal volontariato. Ma io penso che le vostre associazioni non esprimono solo il volontariato, esprimono anche la volontà di servire, che non è solo essere volontari. Il volontariato, se tu lo vuoi, lo fai, se tu non lo vuoi, non lo fai, lo fai un giorno, non lo fai due, non so, non ti interessa fino a un certo punto, poi se non ti interessa più la sui terni. Cioè, è qualcosa di molto aleatorio, no? Su cui a volte non puoi fondare veramente un'associazione, una realtà. Ci vuole qualcosa di più decidente a stare insieme, oltre a sentirsi volontari. Ci vuole questo spirito di fraternità e di servizio. Fraternità e servizio. Il servizio reciproco è il servizio dato anche agli altri. Con questa attenzione che più si dà e più si riceve, è un investimento. È un investimento, chiamiamolo, non di beni materiali, un investimento di valore, un investimento di persone, un investimento di tempo, un investimento di sacrificio, anche di impegno, a volte di responsabilità. Ma è qualcosa di positivo che produce un profitto grandissimo, non solo per te, ma per la società in cui viviamo. Più dai e più ricevi. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Un altro aspetto che volevo sottolineare è questo del guardare in modo specifico le persone più povere, che sono più in necessità, che sono, ecco, quelle persone che sembrano che abbiano bisogno da noi di cose, di beni, di servizi, e davvero che facciamo bene a farci di carico. E nello stesso tempo però sono persone che ti danno, perché tu dai appunto più ricevi. I poveri, i malati, gli anziani, i disabili. È comunque un cittadino che deve essere sostenuto nei suoi diritti anzitutto. Avete parlato dei borghi, avete parlato appunto di questo impegno anche nel sociale, avete parlato di queste realtà insomma anche religiose, così via, culturali, socioculturali. Beh, questi sono valori fondamentali, decisivi, che bisogna consegnare alle nuove generazioni. Questa è una sfida, eh. Ognuno di noi, parlo io come chiesa, parlo anche io credo, come vostra, come associazione, deve sentire questa come una sfida e deve diventare un'opportunità. Per me la parola chiave, lo dico anche a voi associazione, che certamente è molto anche un po' a volte fare cose tutte per suo conto, certo, che si tratta di cose da fare in quell'ambito. Però se potete anche condividere qualche iniziativa insieme, sarebbe una cosa veramente anche bella e fondamentale. Mettere insieme un po' tutte quelle che possono essere le associazioni del paese, cioè per un momento, delle volte durante l'anno, non lo so, condividere è qualcosa che una volta siamo a partecipare e rendersi corresponsabili. Condividere vuol dire che io riconosco che tu hai dei doni che io non ho, che hai dei valori che io magari come altre associazioni ho altri valori. E proprio questo condividere insieme, così mettere insieme le diversità, che è la ricchezza della democrazia e del nostro tessuto concreto, no? Che vogliamo costruire. Questo capire, comprendere, apprezzare ciò che fanno gli altri come se fosse ciò che fai tu, perché ciò che fanno gli altri, ecco, fanno qualche cosa che merita di essere attentamente accolto, sostenuto se necessario, e partecipato, no? Questo interscambio, no? Ecco, di condivisione tra voi, tra le associazioni di tipo ecclesiale, tra le diverse, ecco, realtà che fanno parte del tessuto concreto del nostro paese. Questo ve lo dico perché secondo me se c'è un po' di passione,
non deve essere solo di passione e appartenenza alla propria associazione, ma al proprio territorio. Per cui tutte le altre associazioni che sono nel territorio, di rispetto, in qualche modo di sostengo, e me ne sento tutto sommato addirittura partecipe. Non fare cioè, delle piccole chiesuole, no? Come si dice, e fare qualche cosa invece che ti unisce, che ti rende veramente così consapevoli che ciascuno fa la sua parte, dà il suo contributo, ma in vista di un tutto, non in vista solo del mio tutto, ma del tutto che è appunto il tessuto di connessione che vogliamo costruire sempre di più, di valori, di solidarietà, di amicizia, di concordia, di relazioni più vere, più sincere, e di sapersi accogliere e di sapersi valorizzare quelli con gli altri, quelli per gli altri. Questo è l'augurio che vi faccio. Grazie. Grazie, grazie. Andiamo insieme, faccio a te, fratello.